Marsala, due spacciatori in trasferta bloccati e arrestati dalla polizia. Coronavirus, salgono i casi di contagio, occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Elezioni, presentate le candidature alle liste a Marsala, Campobello, Gibellina e Favignana. Referendum a Mazara, il comitato per il sì, la consigliera Coronetta spiega le ragioni. Mazara, esercitazione a mare della capitaneria di porto con la protezione civile. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. In apertura alla cronaca, due persone sono state arrestate dalla polizia di Marsala con l'accusa di spaccio di droga ai particolari nel servizio. Due presunti spacciatori catanesi in trasferta sono stati arrestati martedì scorso dai poliziotti del commissariato di Marsala. Si tratta del 33enne Rosario Torrisi e del 28enne Santo Guzzardi, quest'ultimo arrestato anche per la violazione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto con l'obbligo di soggiorno nel comune catanese. I due uomini sono stati fermati dai poliziotti marsalesi durante un posto di controllo. Non avendo saputo fornire validi motivi per la loro presenza a Marsala, i due uomini sono stati sottoposti prima alla perquisizione personale e poi al controllo sul mezzo sul quale viaggiavano. La polizia all'interno del vano portaoggetti ha trovato un involucro in cellophane trasparente con all'interno 170 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata assieme a 150 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. I poliziotti hanno proceduto anche al sequestro dell'auto. Per i due catanesi è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati condotti presso il carcere Cerulli di Trapani. Un nuovo intervento dell'Aeronautica Militare di Trapani si è registrato ieri per lo spegnimento di un incendio nei pressi di un bosco a Santa Ninfa. La missione dell'82° Centro Cisar è scattata alle 18 con il coordinamento della sala operativa della regione siciliana. Una missione di volo di 2 ore con un totale di 24 lanci e 19.000 litri d'acqua sganciati. Dopo lo spegnimento dell'incendio, l'equipaggio dell'elicottero dell'Aeronautica è rientrato nello scalo trapanese. Nelle scorse settimane l'82° Centro Cisar è stato impegnato nello spegnimento di vari incendi che hanno interessato il trapanese ma anche la zona di Palermo. E nei giorni scorsi si è svolta una esercitazione a Mazara coordinata dalla Capitaneria di Porto. Sentiamo. Una esercitazione si è svolta nei giorni scorsi a Mazara del Vallo con il coordinamento della locale Capitaneria di Porto. L'esercitazione, denominata Pollex 2020, ha riguardato l'ammaraggio di emergenza di un aeromobile a largo delle coste mazzaresi ed il conseguente sversamento in mare del combustibile trasportato dallo stesso mezzo aereo. L'esercitazione ha avuto inizio con la segnalazione dalla torre di controllo di Pirgi alla sala operativa della Capitaneria, attivando così l'intervento di soccorso. Alle operazioni di recupero in mare hanno preso parte due motovedette che hanno simulato il salvataggio di 5 persone, mentre una risultava dispersa. I naufraghi recuperati sono stati trasferiti sulla terraferma presso la banchina Ruggero II, dove è stata allestita dalla Protezione Civile una postazione medica. Il personale sanitario presente sul posto ha preceduto con una ambulanza al trasferimento dei feriti presso il pronto soccorso. La persona dispersa è stata individuata e recuperata dopo circa 30 minuti. Le operazioni poi sono proseguite con la simulazione dello sversamento del combustibile e dell'olio dal velivolo verso l'oasi di Capofeto. Il comandante della Capitaneria ha chiesto al Ministero dell'Ambiente l'intervento di un rimorchiatore dislocato nel porto di Trapani per il contenimento della macchia oleosa e per la rimozione meccanica dell'inquinamento. Emergenza coronavirus sull'aumento dei nuovi casi nel Trapanese. Abbiamo fatto il punto oggi con il commissario straordinario dell'ASP, Paolo Zappala. Sentiamo.
Dottore Zappalà, buongiorno. Alla luce dei nuovi numeri possiamo sintetizzare qual è in questo momento la situazione del Covid-19 in provincia di Trapani? Ah, buongiorno innanzitutto a lei. Sì, come lei ha detto, i nuovi numeri mostrano, diciamo, una tendenza all'aumento della curva epidemica del contagio. Devo dire che siamo moderatamente preoccupati, ma ci siamo attrezzati come ASP per, diciamo, isolare in maniera tempestiva i nuovi casi, tracciare tutti i contatti, e ci stiamo attrezzando anche per aumentare la nostra capacità dei laboratori di fare test. Quindi devo dire, do questo messaggio, nel senso che sì, siamo preoccupati, ma moderatamente preoccupati, e comunque siamo attrezzati per, diciamo, affrontare questo aumento del caso dei contagi. Quale può essere, anche se appare ovvia, la raccomandazione ai nostri concittadini in questo momento? Beh, la raccomandazione sì, è abbastanza ovvia, ma è doverosa, nel senso che probabilmente negli ultimi tempi si è avuto la sensazione che il virus non ci fosse più, non circolasse più. Così purtroppo non è, il virus c'è ancora. Ed è importantissimo mantenere, diciamo, quel comportamento che tutti noi ormai sappiamo e che dobbiamo tenere, ovvero tenere il distanziamento sociale, proteggere la bocca con la mascherina e laddove non è possibile il distanziamento sociale. Questi sono comportamenti importanti che, diciamo, richiamano la responsabilità di ciascuno, perché solo con un comportamento individuale responsabile noi saremo in grado di vincere questa battaglia. Adesso ci avviciniamo alla riapertura delle scuole. Come dovremmo comportarci? Ebbene, con l'apertura delle scuole, come voi sapete, c'è una campagna di, diciamo, di test sul corpo docente scolastico, e ci sono delle raccomandazioni ministeriali molto precise. Ovviamente le ASP tuteleranno, diciamo, vigileranno sul territorio per cercare di anche lì isolare i contagi, i possibili contagi che probabilmente inevitabilmente ci saranno, speriamo il meno possibile. Comunque io penso che con le raccomandazioni, con una scrupolosa attenzione alle raccomandazioni ministeriali, io penso che questo fenomeno sarà molto limitato. Ecco, auguriamoci di no, ma se nei prossimi giorni la situazione generale dovrebbe in un certo qual modo aggravarsi, quali altre misure potrebbero essere adottate? No, guardi, ci auguriamo ovviamente tutti di no. Noi siamo, come le dicevo prima, l'ASP sta mettendo in campo tutta una serie di azioni per contrastare la diffusione del virus. Queste azioni vanno sia dal potenziamento del fronte ospedaliero e quindi anche dalla messa in sicurezza dei nostri presidi ospedalieri, perché non ci dimentichiamo che noi dobbiamo garantire, sì è vero, l'assistenza sanitaria ai malati Covid, ma dobbiamo anche garantire contemporaneamente l'assistenza sanitaria a tutte le altre patologie. Ci sono patologie ovviamente anche più gravi purtroppo del Covid. Quindi noi ci siamo attrezzati come ASP per mettere in sicurezza i nostri ospedali, garantire se necessario la differenziazione e la separazione dei percorsi tra pazienti Covid e non Covid, e come le dicevo ci stiamo anche attrezzando per aumentare il numero dei tamponi e il numero dei test, perché questa è una battaglia, l'esperienza insegna anche di altre regioni, è una battaglia che si vince se e nella misura in cui siamo in grado di identificare in maniera tempestiva i nuovi casi e risalire alla catena dei contatti che queste persone hanno avuto nel periodo precedente il contagio e isolare, come metterli in sorveglianza sanitaria attiva, cioè cercare di metterli in isolamento e monitorare le loro condizioni. Per questo richiamo un'altra volta al comportamento, diciamo, responsabile di tutti, sia, come dicevo prima, nella indossare dispositivi di protezione, cioè la mascherina, ma soprattutto anche, adesso noi lanceremo dei messaggi anche ad esempio ai ristoratori, perché diventa importantissimo avere la possibilità per l'ASP di rintracciare nel caso in cui ci fossero nuovi focolai, come quello che c'è stato nella città di Salemi recentemente, è importantissimo avere la possibilità di rintracciare in tempi brevi tutte le possibili le persone che sono venute in contatto, hanno avuto contatti con le persone contagiate.
E a Mazara sono saliti a 12 casi positivi. Sentiamo. Ed ora, senza per questo volere creare il benché minimo allarmismo, c'è comunque da cominciare a prendere in considerazione una certa preoccupazione per l'aumento dei casi di coronavirus in Sicilia e per quanto più ci riguarda da vicino, in provincia di Trapani, dove si contano ormai sulle dita di una mano quei comuni attualmente esenti da casi di Covid-19. Un aumento ormai che è sotto gli occhi di tutti e che quasi ogni giorno ci mette di fronte a dei numeri da non prendere alla leggera. Per quanto riguarda la città di Mazara del Vallo, ma questo vale ovviamente per ogni comune interessato alla pandemia, la situazione, anche se non allarmistica, purtuttavia, non è delle migliori, considerato che nella serata di ieri la campanella ha squillato, per così dire, su 12 casi di contagio acclarati e quando ancora mancano i numeri del bollettino di oggi provenienti dall'ASP di Trapani o dal sindaco della città Salvatore Quincici. Ed allora è proprio il caso di una riflessione da parte di tutti e soprattutto è ormai tempo che si torni ad affrontare con la dovuta accortezza e tempestività quel rischio Covid-19 che numeri alla mano ha fatto capire di stare ancora in circolazione. Una riflessione ed un'assunzione di responsabilità alle quali ognuno di noi è chiamato attraverso i propri comportamenti individuali, ma anche attraverso quell'attività di controllo delegata a chi ha l'obbligo di controllare sul rispetto delle prescrizioni anche con l'assunzione di misure drastiche. E del resto si è visto in questo ultimo mese e mezzo, per agosto compreso, cosa è accaduto e cosa continua ad accadere in barba a tutte quelle misure di prevenzione e di distanziamento sociale ancora in vigore e che tantissimi purtroppo hanno messo in soffitta. Potrà magari fare storcere il naso a qualcuno, ma in momenti di emergenza dire pane al pane e vino al vino non può che essere la scelta migliore per la salvaguardia di tutti. Ed in tema di verità c'è francamente da registrare che, così come altrove per carità, a Mazara del Vallo il tema delle mascherine obbligatorie e del distanziamento sociale è stato messo in secondo ordine rispetto a quella voglia di libertà e divertimento, alquanto prevedibile, va detto, dopo i 3 mesi di lockdown. Ed ancora oggi, se si prova a fare un giro per la città, ci si rende conto che in tema di osservanza delle prescrizioni siamo davvero combinati male. Se è vero come è vero che in buona parte non viene rispettato l'obbligo della mascherina allorquando si accede all'interno di un esercizio commerciale o all'interno di una piazza con tanta gente in giro, così come ci si rende conto, ad esempio, che al calare della sera gruppi di giovani si danno, per così dire, alla pazza gioia con scorribande in alcuni tratti della periferia mazzarese, dove la birra la fa da padrona, con conseguenze che si possono facilmente immaginare. E di fronte ai nuovi rischi da Covid-19 va detto anche che poco si sa in tema di controlli quotidiani, se vengono fatti, quanti se ne fanno e quali risultati si ottengono, anche in tema di tamponi e test sierologici, ma questo forse potrebbe essere legato ad un problema di comunicazione. Per chiuderla qui, insomma, non resta che tornare ancora una volta a richiamare quel senso di responsabilità senza la quale ogni sforzo di prevenzione e salvaguardia potrebbe risultare vano. Il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che prevede l'estensione del voto ai diciottenni anche per l'elezione dei futuri senatori della Repubblica. Lo ha dichiarato il senatore Vincenzo Santangelo al termine dei lavori a Palazzo Madama. Oggi il requisito di 25 anni di età per eleggere membri del Senato, previsto dall'articolo 58 della nostra Costituzione, rappresenta il più alto limite anagrafico al diritto di elettorato attivo in Europa, proseguendo ancora Sant'Angelo. Grazie a questa riforma, che con il voto di ieri ha concluso la prima deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione, porremo fine alla distinzione in ambito di diritto di elettorato attivo, uniformando le platee elettorali di entrambe le Camere, ha concluso il senatore Trapanese. Per 12 comuni della Valle del Belice arriva l'opportunità di un bando da 500.000 euro per progetti di sviluppo rurale nell'ambito del piano di sviluppo rurale della regione siciliana. Lo ha reso noto Giuseppe Sciaraba, presidente dell'Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno. Si tratta di risorse dell'azione di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare del Belice inserite nella programmazione 2014.
2014-2020. I beneficiari dei fondi potranno essere enti locali ed enti pubblici, tra quali Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Sant'Ninfa nel Trapanese. Le domande vanno presentate entro il 30 novembre. Parliamo adesso di elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre in provincia di Trapani. Si voterà a Marsala, Campobello di Mazara, Gibellina e Favignana. 13 candidati a sindaco, i particolari nel servizio. 13 candidati a sindaco, di cui soltanto una donna, 24 liste e quasi 500 aspiranti consiglieri comunali. Sono questi i numeri delle prossime elezioni amministrative che il 4 e 5 ottobre in provincia di Trapani interesseranno i comuni di Marsala, Campobello di Mazara, Gibellina e Favignana. Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature delle liste e dunque ora si ha il quadro chiaro in vista del voto che interesserà i cittadini dei quattro territori in questione. A Marsala saranno 5 candidati a contendersi la poltrona del primo cittadino, a partire dal sindaco uscente Alberto Di Girolamo, che cerca la riconferma con il sostegno di 4 liste: 100 passi per la Sicilia, Marsala Europea, Marsala Coraggiosa e Partito Democratico. La sfida al sindaco uscente Di Girolamo è stata lanciata da altri 4 aspiranti sindaci: Aldo Rodriguez con la lista del Movimento 5 Stelle, Sebastiano Grasso con la lista Movimento Popolare Arcobaleno, Massimo Grillo con 9 liste, Liberi, Marsala Albia Ora, Progettiamo Marsala, Marsala Città Punica, UDC, Popolare Autonomisti, Noi Marsalesi, Fratelli d'Italia, Forza Italia ed infine Giacomo Dugo, appoggiato dalla lista della Lega. Sono 3 i candidati a sindaco di Campobello di Mazara: il primo cittadino uscente Giuseppe Castiglione con la lista Democrazia e Libertà, Antonio Ingroia con la lista Cambiamo Campobello e Gaspare Passananda con la lista Insieme per Campobello. 2 i candidati a sindaco a Gibellina: il sindaco uscente Salvatore Sotera con la lista Continuiamo Insieme e Salvatore Biondo con la lista Gibellina C'è. Infine a Favignana ci sono in corsa 3 candidati a sindaco: Francesco Forgione con la lista Vivere Legadi, Maria Sinagra con la lista Forza Egadi e Totò Brasche con la lista Rinnovamento Egadi. Il coordinamento provinciale dell'Associazione Libera e l'Associazione Libera alla Solidarietà di Mazara, in occasione del 27° anniversario della morte di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia a Palermo il 15 settembre del 1993, organizzano lo spettacolo di marionette Padre Pino Puglisi, un prete contro la mafia. Lo spettacolo, realizzato dall'Opera dei Pupi Antimafia, andrà in scena domenica alle 21.30 presso il Collegio dei Gesù. L'ingresso sarà gratuito e in base alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 sarà obbligatorio indossare la mascherina. Su direttiva dell'assessorato ai servizi cimiteriali del comune di Marsala, il dirigente del competente settore ha disposto l'apertura del cimitero urbano anche la domenica e nelle altre giornate festive. Questi gli orari delle visite nel corso della settimana: lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 18, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14, domenica e festivi dalle 8 alle 13. E parliamo adesso del referendum. Oggi abbiamo ascoltato Antonella Coronetta, che ha illustrato le ragioni del sì. Sentiamo. Quali sono le ragioni del sì? Le ragioni del sì sono chiare, sono poche, ma sicuramente motivate e forti, per fare in modo che il cittadino possa andare a votare il referendum con le idee chiare e con consapevolezza. Le motivazioni del sì sono: sì perché in questo modo ci si allinea con l'Europa, perché dovete sapere che i parlamentari italiani sono troppi. Sono troppi rispetto a quella che è la media europea. Tanto per dare dei dati, la Spagna ha 558 membri, la Francia 577, la Germania 700, il Regno Unito 650 membri. Quindi diciamo, ci andiamo ad allineare a quelle che sono che già l'Europa stabilisce come numero di parlamentari. E che cosa significa? Che passeremo da 945 parlamentari a 600, 400 appunto alla Camera e 200 al Senato.
Sì, per questo, per ridurre il numero dei parlamentari, che non vuol dire avere meno rappresentatività in Parlamento, anzi significa avere una rappresentatività che a livello di qualità sia migliore. Voi lo sapete, c'è il detto meglio pochi che tanti, pochi ma buoni, e questa è la filosofia, creare un Parlamento più snello, più veloce, più in linea anche con quelle che sono le esigenze oggi della realtà odierna. E sì, perché così quindi si migliora da questo punto di vista, sì perché si andrà a legiferare meglio, e sì perché anche si risparmia, nonostante ci sono alcuni che dicono che insomma il discorso economico è riduttivo, vero, è riduttivo, ma se pensiamo che andiamo a risparmiare 300 milioni di euro l'anno in un periodo come questo, e questo è anche un modo per essere vicino a ciò che sono le problematiche della gente e prendersene cura in tal senso. Dico ci sono motivazioni del sì e del no, ma quello che chiedo al cittadino è intanto di andare ad esprimere il proprio parere e soprattutto di informarsi bene e con consapevolezza. L'ufficio depurazione del comune di Mazara ha reso noto che è in vigore il nuovo regolamento comunale sul conferimento dei rifiuti liquidi con autospurghi e autobotti presso la struttura di Contrada Boccarene per il successivo trattamento elettromeccanico degli stessi. In particolare, i rifiuti liquidi che possono essere conferiti presso il depuratore comunale sono quelli provenienti da puliture di caditoie, condotte fognarie comunali, nonché da vasche a tenuta, fosse IMOF dell'utente cittadina. Il regolamento è pubblicato nell'albo pretorio online. Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno presentare richiesta di autorizzazione utilizzando il modello allegato. Le autorizzazioni concesse avranno scadenza biennale. Pubblicato dal Comune di Alcamo un avviso per il reperimento di locali dove ubicare temporaneamente aule per attività didattiche per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le richieste nello specifico riguardano il circolo didattico San Giovanni Bosco, l'istituto comprensivo Maria Montessori, l'istituto comprensivo Nino Navarra, l'istituto comprensivo Pietro Maria Rocca e l'istituto comprensivo Bagolino. Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 12 del prossimo 15 settembre. E hanno preso il via a Petrosino le attività del centro estivo per bambini. Il sindaco Gaspare Giacalone e l'assessore alle politiche sociali Luca Facciolo ieri si sono recati in visita al centro frequentato da 34 bambini e curato dalla cooperativa Nido d'Argento nei locali del centro polivalente. L'iniziativa per la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento nazionale di 22.000 euro trae origine dall'emergenza Covid che ha provocato la sospensione delle attività didattiche. Le attività svolte da educatori professionali si concluderanno il 30 settembre. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.